La Century Latina in un ottimo momento di forma, è reduce da una brillante vittoria in campionato e un ottimo successo ottenuto sul campo di Tecchiene in Coppa Lazio. Avrà di fronte la San Giovannese la disperata ricerca di punti all'ultimo posto in classifica, ma vediamo com'è andata. L'inizio della partita è davvero shock per la San Giovannese, che dopo 44 secondi capitola con questo sinistro davvero scientifico realizzato da Corbi, un gol dunque che all'alba dell'incontro apre subito la gara. Poi Angeletti dopo neanche un minuto esplode il suo sinistro e realizza dunque il gol 2-0, inizio davvero catastrofico, davvero burrascoso questo per la squadra ospite, che dopo 5 minuti si ritrova sotto anche di 3-0, perché questo caso Bulboaca ad arpionare un pallone per nulla facile e a insaccare la rete dunque del 3-0. La San Giovanese a questo punto si sveglia dopo questo inizio davvero shock per lei. Poi c'è però Ciarla che prima su Di Manna e poi su Petrucci riesce a opporsi al questo doppio tentativo da parte della San Giovanese, che poi ci prova ancora una volta con questa azione di contropiede in Latina, che dà qualche segnale, qualche scricchiolio in difesa che la San Giovanese cerca in qualche modo di sfruttare. Poi ancora una volta Ciarla che si riesce a opporsi su Tedeschi, la San Giovanese che ha tirato molto spesso nella fase centrale della partita per cercare di riaddrizzare l'incontro. Gaito ha trovato l'epore attento e poi c'è il gol di Francesco Bortone, oserei dire meritato, perché in questa fase la San Giovanese ha premuto molto di più, ha cercato molto più spesso la porta della Century, che si è un po' addormentata dopo il triplo vantaggio, e infatti c'è anche questa occasione d'oro che capita sui piedi di Ricci, non sfruttata. Poi c'è il contropiede di Corbi e il salvataggio sulla linea proprio all'ultimo momento da parte della San Giovanese. Finisce il primo tempo con la Century in vantaggio 3-1 in questa prima frazione, con la San Giovanese che a questo punto ha il dovere di provarci per raddrizzare una partita che sembrava compromessa. Dopo i primi 5 minuti c'è questo contropiede non finalizzato dalla formazione pontina, poi c'è invece la squadra ospite, la San Giovanese, che realizza con Bortone, che elude l'intervento di Ciarla. Dunque è partita davvero riaperta 3-2 e la Century a questo punto trema, perché la San Giovanese trova anche la possibilità di poter pareggiare, ma è Ciarla che è superlativo, riesce a ipnotizzare il proprio avversario e a salvare dunque la minaccia e il pareggio. Poi il direttore di gara viene centrato da questa bordata ed è costretto a uscire dal campo per farsi curare il volto, ma si riprende molto presto il gioco. C'è Angeletti che sembrava non sfruttare l'occasione, poi invece che riaggancia nuovamente il pallone, segna il 4-2, dunque porta la sua squadra con il doppio vantaggio grazie a questa realizzazione importantissima. Angeletti che poi ci riprova ancora una volta con il sinistro. Angeletti è stato praticamente il terminale offensivo di quasi tutte le azioni della Century. Poi c'è Terenzi che non è in un buono stato dal momento che è entrato in campo, è entrato in gruppo da giovedì, quindi soltanto 2 giorni nelle gambe. E c'è invece Ciarla che per 2 volte nega la gioia del gol a Petrucci. Ciarla che ancora una volta è stato autore di una grande partita, però non può far nulla in questo caso con Petrucci, che realizza il gol del 4-3. Non muore mai davvero la San Giovanese, è sempre viva, sempre combattiva, però si deve inchinare a questa prodezza. Guardate che gol, ragazzi, realizzato da Angeletti, chapeau di fronte a questo sinistro chirurgico, un pallonetto morbido che non lascia scampo al portiere ospite ed è di fatto una mazzata per la squadra della San Giovanese, che vedeva ancora la possibilità di poter pareggiare l'incontro. Poi c'è questo fallo e c'è ancora un provvedimento disciplinare, la doppia ammonizione di Torri, e a questo punto la formazione ospite davvero alza bandiera bianca, costretta anche a giocare parte della partita in inferiorità numerica. Angeletti prova questo contropiede, ma c'è l'epore che in disperata uscita nega la gioia del gol al giocatore pontino. Poi c'è questo affondo da parte di Terenzi, che è cresciuto in questa finale di gara e trova anche la rete del 6-3, e dunque il risultato che viene consolidato ancora di più poi con questo affondo di Abbenda, che pesca molto bene Merangoli, che deposita il pallone in fondo al sacco, ma la partita a questo punto era finita. Il risultato finale dunque è di Century 7, San Giovanese 3. La Century dunque conquista 3 punti comunque importanti per portarsi scia alla prima in classifica, mentre la San Giovanese non riesce a togliersi dall'ultimo posto.